pensate che l'arte cinese sia esclusivamente pittura di paesaggio, vi sbagliate. Negli ultimi 20 anni il grande impero ha aperto le porte alla videoarte. Un filmato può comunicare moltissimo e il popolo cinese lo sa. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato celebra la storia di questa tecnica artistica con Moving Image in Cina. Una selezione di 40 opere che raccontano la nascita e gli sviluppi della videoarte cinese, dai grandi maestri ai giovani sperimentatori. Questa sperimentazione nasce nel 1988 con un video di Zhang Feili che si chiama 30x30 ed è l'artista che appunto è ripreso su una camera abbastanza, come dire, stretta in un momento in cui rompe e rincolla uno specchio. Se l'origine è un'origine che arriva 25 anni dopo a quella che è stata la nascita o la sperimentazione di questo media anche in Occidente, la rincorsa lì è più veloce, cioè si arriva a fine degli anni 90 e soprattutto negli anni 2000 c'è una rimessa in sincro, possiamo dire, con quella che è la realtà e la scena di livello internazionale, tant'è vero che iniziano a apparire artisti come Zhao Fei o come Yan Fudong. Alla fine degli anni 80 la televisione cominciò a diffondersi tra le famiglie cinesi. Così come era avvenuto in tutto il mondo, anche in Cina divenne rapidamente l'intrattenimento popolare per ingannare il tempo. Zhang Feili e Yan Lei furono tra i primi a proporre e sfruttare le possibilità di espressione artistica che offriva questo nuovo mezzo. Grazie all'aggiornamento e allo sviluppo delle tecnologie, che cominciarono a entrare anche nelle famiglie dopo il 98, il video divenne una sorta di moda. Questa rivoluzione digitale consentì anche all'arte di produrre molti generi, via via sempre più innovativi e avanguardistici. In questo momento in Cina, come dire, la sperimentazione video è all'apice, è forse, come dire, la frontiera anche per loro più innovativa. Quello che si può leggere è che la videoarte in Cina è stato ed è il mezzo, diciamo, forse oggi più politico cercato dagli artisti, che non denunciano mai, non sono mai fortemente militanti, non sono mai dirette, però che parlano, diciamo, della Cina contemporanea e di questo sviluppo che ha portato, come dire, la scoperta e l'affacciarsi di questo grande paese sull'Occidente come uno dei grandi protagonisti. La mostra sarà aperta al pubblico a Prato fino al 29 luglio.